Le regole del gioco, che in realtà sono dei consigli anche utili per la vita di tutti i giorni, sono degli elementi che rischiano di essere ripetuti così spesso che è bene anticipare fin da subito. Le regole del gioco sono tre. La prima è non criticare se non in modo costruttivo, cioè non essere ipercritico. Che voglio dire? Se devi pubblicare un video che non ti piace e riempirlo di offese chi lo fa, è meglio se pubblichi qualcosa che invece ti piace. Così è quello che consiglio di fare per quanto riguarda le canzoni. Invece pubblicare una canzone brutta e dire come fate ad ascoltare questa roba, pubblica una bella canzone, qualcosa che ti rappresenta e che ti fa star bene. Così l'invito anche a pubblicare quei video, quegli elementi, quei contenuti che ti ritieni interessanti e non i troiai, come si dice qua a Firenze. 2. Evita il perfezionismo. Perfezionismo innanzitutto fa star male te, perché le cose non vanno mai bene come vorresti, non sono mai complete. Poi rischi di bloccarti. In realtà, se la cosa non è perfetta come vorresti, trovi sempre qualcosa su cui intervenire. E quindi il perfezionismo ti blocca, ti impedisce di lavorare e di portare in fondo i tuoi progetti. La leggenda narra che Camilleri, lo scrittore, è uno di quelli che se l'editore non gli desse una scadenza e gli, tra virgolette, togliesse il libro dalle mani per pubblicare, lui non pubblicherebbe mai, perché continua ininterrottamente ad apportare delle correzioni ai suoi testi. Ora, noi che magari non abbiamo un editore di questo livello che ci pressa in questo modo e che ci impone le scadenze, dobbiamo essere noi a renderci conto quando le cose vanno già bene abbastanza e quindi possono essere fatte o pubblicate o raccontate, come in questo caso. È vero, siamo d'accordo, se una cosa non la si deve far bene è meglio non farla, però tra il bene e il perfetto ci sono quelle infinite sfumature su cui è bene non perdercisi. Il terzo consiglio, la terza regola è pubblica contenuti positivi. Quello che cerchiamo di fare con questa serie di video è ispirare un dibattito, ispirare anche qualcuno che si vuole spingere a fare una professione come quella del DJ, e quindi cerchiamo di dare forza a chi ha un progetto o anche un sogno. Non siamo di quelli che dicono continuamente che il mondo fa schifo, magari ce ne rendiamo conto benissimo già da soli. Quindi cerchiamo di pubblicare dei contenuti positivi. Se sei uno di quelli che si lamenta e ha bisogno di lamentarsi, forse questi contenuti video non fanno per te. Se invece credi che spetta a noi migliorare l'ambiente che ci circonda, spetta a noi fare qualcosa di buono per noi stessi e per gli altri, allora continua a seguirmi. Mi raccomando, un bel mi piace e al prossimo video.